Sì, devo dire che l'assessore Gallo ha fatto un buon lavoro perché ha voluto fortemente che il concorso mondiale sul vino si svolgesse in Calabria, ha lavorato per mesi a questo evento, ho incontrato insieme a lui gli organizzatori di questo concorso qualche mese fa. Oggi presentiamo questa attività alla stampa, 50 paesi rappresentati in Calabria. Tantissime aziende. Noi abbiamo un settore molto importante, al Vinitaly abbiamo verificato quanta ricchezza ci sia nelle aziende di produzione calabrese e in sostanza è necessario però inserire questa capacità di produrre prodotti di buona qualità in un contesto di distribuzione nazionale e sovranazionale. Eventi come questi servono appunto a realizzare questo obiettivo. Quindi complimenti all'assessore Gallo che sta dirigendo il suo dipartimento con grande esperienza e con grande perizia. Se hanno finito in merito a questo, sono uscite dei dati anche del Sole 24 Ore in relazione, insomma, alle persone che lasciano soprattutto le città come Crotone e Reggio, si continua a lasciare la Calabria. Sì, perché se la Calabria non dà opportunità, soprattutto ai giovani, è evidente che i giovani scelgono di cercare queste opportunità fuori dalla Calabria. Restituire opportunità e quindi futuro ai giovani non è una cosa che si fa in qualche mese, forse nemmeno in pochissimi anni. Noi stiamo lavorando affinché la Calabria possa valorizzare le sue produzioni, oggi lo facciamo, possa valorizzare e far conoscere le sue opportunità e possa quindi creare le condizioni perché i giovani domani possano scegliere se rimanere in Calabria o andare altrove. Oggi purtroppo in molti casi non possono sceglierlo, sono costretti a farlo. È un impoverimento della nostra regione perché se perdiamo il capitale umano, il capitale sociale, che è quello più importante a produrre sviluppo e ricchezza sui territori, perdiamo la principale risorsa che la Calabria ha. Presidente, questo concours, questo è un evento così importante, non solo dà opportunità di far conoscere le produzioni d'eccellenza come i vini, ma anche i territori, perché oltretutto questi 300 giornalisti che verranno saranno portati nei diversi territori, in posti belli della nostra Calabria, quindi anche una promozione turistica a tutto tondo. Sì, il settore del vino in particolare è importante anche per questo, perché un buon vino è un vino che si racconta e racconta il territorio. Le cantine più importanti a livello nazionale sono, come dire, degli alfieri di marketing territoriale laddove si insediano. Ecco, noi abbiamo tante micro realtà, io le ho visitate insieme all'assessore Gallo al Vinitaly. Che raccontano al paese non soltanto sforzi imprenditoriali di giovani straordinari, a volte si tratta di giovani che hanno fatto queste cantine, ma raccontano al paese la ricchezza di un territorio che il paese a volte non conosce. Qualche giorno fa a Sorrento, con gli altri presidenti di regione del sud che si lamentavano dei problemi delle loro regioni, io sono intervenuto per dire che noi presidenti, insieme ai nostri assessori, siamo chiamati non a raccontare i problemi, siamo chiamati a risolvere i problemi. E allora quando organizziamo manifestazioni come quella che l'assessore Gallo ha organizzato oggi, dobbiamo raccontare al Paese e al mondo la ricchezza della Calabria. Quindi si tratta di invertire anche uno storytelling che ha costituito per la Calabria un terribile spot, purtroppo alimentato anche da decisori politici che negli anni passati, invece di parlare delle opportunità, parlavano appunto soltanto di problemi. Dopodomani la Calabria sarà veramente la capitale dell'enologia mondiale, perché in effetti tanti giornalisti che arriveranno e saranno premiati i migliori vini praticamente del settore enologico nazionale. Sì, e lo sarà per 5 giorni, perché non lo sarà soltanto per i giorni di durata del concorso, ma noi avremo una coda sia il lunedì che il martedì, perché visiteremo sia Cirò l'intero territorio di Cirò, che naturalmente è un faro dell'intera regione, e visiteremo Reggio Calabria.
faremo visitare loro il territorio in provincia di Cosenza, in provincia di Vibo, in provincia di Catanzaro, non lasceremo nessuna provincia indietro, perché noi vogliamo attraverso questa iniziativa promuovere naturalmente il nostro settore vitivinicolo, i nostri migliori vini, ma vogliamo promuovere soprattutto il prodotto territorio. Vogliamo fare in modo che questa Calabria, con le sue enormi potenzialità, le sue grandi bellezze, venga conosciuta e si presenti a questi 300 giornalisti provenienti da tutto il mondo col suo abito migliore. Spetta poi a noi, speriamo di aver fatto un buon lavoro, averla presentata con quest'abito a coloro i quali lavoreranno e saranno impegnati in questi giorni a fare in modo che questi giornalisti poi, tornati a casa, scrivano della Calabria dicendo la verità, che è una regione meravigliosa della quale dobbiamo essere tutti orgogliosi. Quali sono gli obiettivi di crescita del settore grazie a un investimento del genere, a un concorso del genere? Beh, gli obiettivi sono quelli innanzitutto della scoperta di una grande qualità e quindi di aumentare i valori di produzione. È difficile aumentare le quantità di produzione, ma questo ci si può riuscire in un tempo medio, perché è difficile aumentare la quantità di vitigni coltivati, ma aumentare i valori di produzione sicuramente sì. Ma il vino è moda e quindi il vino può attrarre in un territorio, perché attraverso il vino noi possiamo far conoscere anche l'olio, possiamo far conoscere l'enogastronomia, possiamo far conoscere queste enormi potenzialità legate ad un paesaggio, in alcuni casi selvaggio, in alcuni casi poco conosciuto, perché io credo che la Calabria sia l'ultima terra da scoprire del paese.